Ragazzi, vi dico subito che Napoli non merita di perdere. Per occasioni avute, per il gioco espresso, per i gol che si è fatta da solo. No, clamorosa, clamorosissima, perché poteva finire, poi ripensando a tutte le occasioni, non dico tanto a poco per il Napoli, ma con il Napoli che addirittura poteva portarsi in due gol di vantaggio. Oggi il Napoli con troppo coraggio, come ho detto, però è ammirevole. Ribadisco, sta partita veramente il Napoli la poteva vincere, anche con due gol di scarto, alla fine l'ha persa perché c'ha i fenomeni. Non so se sei d'accordo. Non tutte le sconfitte sono distruttive, non tutte le sconfitte ti carpano le ali, anzi, quella di stasera secondo me al Napoli darà vigore e slancio, perché una prestazione come quella che ha fatto la squadra di Garcia al Maradona non la fai se non sei squadra. Cioè, io non ci voglio credere il culo che ha avuto questa sera il Real Madrid. Io non ci voglio credere. Cioè, il Napoli non è stato minimamente inferiore. Meritava di perdere, secondo me, il Napoli. Secondo me meritava pure di vincere sta partita. Sarà anche un'amara consolazione, eh? Però stasera il Napoli esce a testa alta, ragazzi. Va bene, io applaudo, ho fatto a testa alta, non mi piace, però onestamente sono contento di come il Napoli non è uscito dalla partita. E la Champions è così, ma io non ci frusciamo la palla. Il Napoli perde 3-2 con orgoglio secondo me contro il Real Madrid, che ha quegli interpreti lì, no? Cioè, quei singoli che alla fine poi ti fanno la differenza. Ha fatto una grandissima partita, ma una grandissima partita può non bastare. Oggi il Napoli come insieme, come complesso, come unione di uomini è stato superiore al Real. Però poi se il Real concedi due occasioni e mezzo e ti fa tre gol, vuol dire proprio che c'è una differenza tecnica quasi insanabile. Che questa è stata, a mio avviso, la partita in assoluto più bella della serata. Napoli-Real Madrid. Tanto di cappello al Napoli, che si è sbattuto, ha fatto una partita assurda e micidiale per cercare di portare a casa almeno un punto. La cosa bella è il Napoli, ragazzi, che se la gioca. Cioè, la cosa bella di oggi è stato che il Napoli oggi se l'è giocata con il Real Madrid e va avanti. Il Napoli, che penso che questo girone lo passerà, no, in ciabatte, di più. E oggi, secondo me, la sconfitta del Napoli è una sconfitta che dimostra ancora di più la qualità della squadra partenopea, che può tranquillamente andarsela a giocare con il Real Madrid e mettere paura, a mio avviso, ai Blancos. Confrontarsi con Real Madrid, giocare assolutamente alla pari, è segnale che comunque il Napoli non è smontato come si vuol far passare in questo momento. È un peccato che il Napoli abbia il primo gol regalato quasi agli avversari per un errore dell'umanissimo Di Lorenzo. Il secondo gol ha lasciato una prateria a Bellingham di andare con Zambo Anguissa, che si era fatto trascinare nel pressing che il Napoli voleva fare a Real Madrid. E il terzo gol lo va a prendere lasciando tanto troppo spazio a Valverde di calciare. Sembrava che ce la potesse fare, ma invece che è successo? È successo che uno ha tirato una sassata, gli ha tirato un missile terra-aria, cioè una bomba gli ha tirato, che quel gol doveva essere annullato per eccesso di velocità. È un'ingiustizia, Vaiu, è un'ingiustizia. Io non ho parole. Il Napoli va in vantaggio, cioè alla fine ha fatto una grandissima partita, però sul Real Madrid, ragazzi, gira e rigira, è il loro DNA. Il Napoli nel contesto secondo me non meritava di perdere, almeno il pareggio, perché ha fatto una bella partita, però hai perso Napoletano, ripeto, perché è stato troppo fortunato il Real Madrid. Guarda, sono sincero per quello, capito? Ragazzi, ha fatto una partita bellissima. Lasciate stare Lecce Udinese, questa è stata la partita più bella che ha fatto il Napoli. Solo applausi.
solo applausi. Giusti gli applausi finali, perché il Napoli ha dato tutto, ha giocato anche bene secondo me, perché poi alla fine a livello di squadra generale il Napoli non è stato inferiore. Gran bel Napoli, davvero, un gran bel Napoli, non posso dire il contrario. Troppi errori individuali sui gol. Bellingham. Real Madrid, che è venuto a Napoli senza paura, ha giocato il suo calcio, ha rischiato, perché io voglio essere onesto, stasera si è visto un ottimo Napoli. Per tutti quelli che ce l'hanno con Garcia, si è visto un ottimo Napoli. Si poteva vincere, peccato, peccato. Beh, ragazzi, il Napoli è stato veramente, veramente brillante, veramente strepitoso, ha dominato in lungo e largo la partita. Secondo me è una ottima, grande prestazione. Il Napoli esce meritatamente tra gli applausi, giusto così, tra l'altro cornice di pubblico strepitoso. Dai ragazzi, sul morale, che non è morto nessuno. Belli siete.